L'ennesima grande prestazione del Pescara su un campo tutt'altro che facile. Assolutamente sì, perché questo è un campo molto difficile, non fosse altro perché comunque la Juve abbia una buona squadra e soprattutto il pubblico poi è attaccato al campo, per cui sia da una parte che dall'altra è stata una bolgia e quindi è una partita importante, ma questa squadra dal punto di vista del carattere non ha mai abbandonato, non ha mai deluso, quindi oggi ancora una volta ha dimostrato che andando sotto subito, in maniera anche abbastanza non bellissima, è stata lì con calma, ha pareggiato, ha aspettato il momento giusto per colpire, poteva fare qualcosa in più perché purtroppo ancora sotto porta non siamo precisissimi. Però abbiamo fatto una grande partita, secondo me. Presidente, la cosa che le è piaciuta di più, cancelliamo i primi 10 minuti. È il carattere di questa squadra che non molla mai, che chiunque entra, chi entra da fa il suo, anche fa di più del suo, sono tutti pronti e questa è una cosa che mancava al Pescara ed è il motivo per il quale credo che la gente si sia avvicinata ancora di più a questa squadra e sia contenta di quello che è il comportamento dei ragazzi in campo. Visto quanto è successo ad Avellino, visto anche il Crotone che aveva pareggiato alla fine ma poi è stato annullato il gol del Picerno, quindi Pescara ha rosicchiato punti al Catanzaro, dall'assalto alla promozione, da questa sera l'obiettivo è la promozione? Il Pescara non dà l'assalto a nessuno, il Pescara deve dare l'assalto a se stesso, nel senso che deve guardare partita per partita e cercare di fare il meglio ogni partita come stiamo facendo, come i ragazzi stanno facendo. Poi ci guarderemo più avanti perché siamo solo all'inizio. Ci spiega adesso con calma, Presidente, abbiamo un paio di minuti, quello che è successo in settimana al Tribunale dell'Aquila con la sentenza sul bilancio. C'è stato un vostro comunicato, c'è stata la risposta del socio Cimav. Qual è l'opinione del Presidente Sebastiani da dire agli spettatori in diretta? Ma per me non è sicuramente un motivo di soddisfazione, nel senso che le soddisfazioni sono altre. Io so benissimo che quello che abbiamo fatto, come abbiamo lavorato, e anche per rispetto, come dicevo, dei professionisti che sono insieme nel Pescara, il collegio sindacale, le società di revisione che hanno sempre avallato le scelte di questa società, per me è la normalità. Poi che ci sia il Tribunale che ci abbia dato ragione su questo bilancio 2018 ci fa piacere, ma se qualcuno che si diverte a scrivere, che probabilmente scrive solamente, che probabilmente non capisce un cavolo di quello che scrive, si dovrebbe leggere anche le sentenze dei bilanci precedenti, perché nelle sentenze dei bilanci precedenti, se uno le legge, dice che la sentenza dice che tutte quelle voci sono regolari, solo che dovevano essere spiegate meglio, quindi non è un bilancio nullo perché qualcuno ha fatto degli imbrogli, però purtroppo c'è qualcuno che si diverte, magari viene anche pagato da qualcun altro. Ah, questa è una dichiarazione forte, Presidente. Lei è preoccupato per le sentenze che devono ancora arrivare? Nel modo più assoluto, perché noi abbiamo sempre operato nella massima correttezza, cercato di fare il possibile e, come ho detto, caro Enrico, se in questa società non ci fosse stato il sottoscritto ma qualcun altro, probabilmente non saremmo qui a parlare di questa partita con la Juve Stabia. Domanda da studio per il Presidente. Fabio Ferraresi, anche se io vorrei, faccio così, la faccio io la domanda, falla, no? Tu, Max. La considerazione più, solo più che domanda, perché ci piace più parlare di calcio, Presidente, perché questo è un momento davvero favorevole, positivo, propizio sotto tutti i punti di vista. Abbiamo detto una squadra tosta, una squadra di carattere, d'accordo con noi anche il Presidente Sebastiani, una squadra che gioca, una squadra che usa la testa, cioè voglio dire, questa è una vittoria che vale doppio soprattutto per questi motivi. Sono d'accordo, Massimo, sono sicuramente d'accordo con te, nel senso che a parte che tutte le vittorie valgono, questa vale qualcosa in più perché è stato ottenuto su un campo difficile dove non tutti verranno a fare punteggio pieno e con una partita molto difficile perché si era messa subito male, forse per il nostro approccio un pochettino molle all'inizio. E invece poi i ragazzi sono stati bravi, sono riusciti a pareggiare prima della fine del primo tempo e poi ad andare in vantaggio nella ripresa, sfiorando anche altre occasioni, ma quello che mi fa piacere è vedere lo spirito di questi ragazzi. Tanto è la seconda rimonta, Presidente. Entra chi sta in panchina, c'è veramente uno spirito che non rivedevo da qualche anno a Pescara, con il mio Pescara. Sì, ma questa è la dimostrazione di quello che dicevo prima, dell'immenso carattere che c'è questa squadra.